E si gira, si gira, si gira, si mangia, si mangia, si mangia. Quante cose succedono qui a Viareggio. In questo momento il regista Paolo Virzì sta registrando la scena di un film e noi tra poco sul palco centrale registreremo il nostro aperitivo del carnevale di Viareggio. Al pubblico che ci segue qui sui viali a mare, a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa attraverso Noi TV, un ben trovati a tutti voi e benvenuti all'aperitivo del Carnevale di Viareggio. Insieme a noi per tutta la puntata ci sarà il re del Carnevale, Enrico Petri. Che voglia anche mangiare e bere, eh? Ma andiamo a conoscere nel dettaglio quelli che sono i protagonisti. E quindi andiamo a conoscere i protagonisti della puntata odierna del ristorante Il Piccolo Principe di Piemonte. È lo chef, uno chef con due stelle Michelin, è qui con noi Giuseppe Mancino. Da Monte Carlo arriva un grande personaggio, Gino Fuso Carmignani, presidente del Consorzio dei Vini di Monte Carlo, DOC. Da Alto Pascio arriva il sindaco di Alto Pascio e presidente delle Città del Pane, Maurizio Marchetti. Parleremo anche di pane per celiaci con Francesco Nanei. E poi ancora ci sarà spazio per gli artigiani, tavoli di marmo e tante cose con Ugo da Prato. È qui con noi Giuseppe Marzilli, responsabile dell'area mercato della banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana. E poi ancora Gianfranco Antonioli, in doppia veste, presidente dello studio Concredito e presidente dell'ARNO, Associazione Ricerca Neurologica. E poi ci è venuto a trovare un amico, Andrea Buscemi, che ringrazio per essere con noi sul palco di Burlamacco per questo aperitivo del Carnevale di Viareggio. Eccoci qua, tutti in postazione, e abbiamo un ritardatario che accettiamo con molto volentieri, Luca Poletti, che è presidente della CNA di Lucca. Eccolo qua al battesimo dei coriandoli dal nostro re Carnevale. Prego. Allora, re Carnevale, di là in postazione, subito il cuoco ci dice il piatto di oggi. Che cosa cucineremo? Allora, oggi cuciniamo la pappa al pomodoro, baccalà candito, salsa di mozzarella e pesto di basilico. Quindi un grande piatto che vede come protagonista il pane, ma non un pane qualsiasi, caro il mio Andrea, il pane di Alto Pascio, che viene e ci porta anche il saluto di tutte le Città del Pane. Quante sono le Città del Pane? Le Città del Pane sono 50, che toccano tutto il territorio nazionale, da nord a sud, compreso le isole. E niente, come dicevo nelle precedenti occasioni, siamo tutti in fermento per una presenza all'Expo importante, perché indubbiamente una vetrina importante e più che altro un momento così per far conoscere questa diversità e questa tipicità di pane a un palcoscenico sicuramente importante come quello dell'Expo di Milano. Bene, andiamo da quest'altra parte dove troviamo il pane per celiaci. Ora il nostro re Carnevale è anche un medico, sì. Ci sono sempre più celiaci, ma vogliamo spiegare che patologia è? E guarda, è una patologia purtroppo brutta, ma oggi ci devo rimediare. Ti posso dire una cosa, abbiamo scoperto un malato di celiachia a 72 anni. Allora, quest'uomo aveva dei disturbi strani, no, ultimamente. Fatto fa persino coloscopia, gastroscopia, nulla. Non so come mai ha cominciato a dire: ma io se mangio certe cose, sto detto, facciamo l'esame. Lo sai che si fa un esame, no? Sì, sì, e quindi celiaco. Era celiaco. A 70 anni. Oggi loro, che è un'azienda che lavora bene lì a Alto Pascio con il pane, hanno portato il pane per celiaci. Che parlacene. Sì, oggi abbiamo portato il pane, che appunto è il protagonista della puntata. Abbiamo portato diversi tipologie di pane, dalla schiacciata al panino hamburger, al panino hot dog, che sono due prodotti molto interessanti che siamo stati i primi a fare senza glutine. Questo perché la celiachia è una malattia brutta, ma comunque è affrontata nel modo giusto e con una varietà di prodotti come quella che noi offriamo, è affrontabile in modo semplice, ecco. Bene, allora dall'altra parte qua abbiamo tanti ospiti stamani, voglio qui il nostro presidente del Consorzio dei Vini di Monte Carlo, DOC, che ha dato alla luce un bianco incredibile dal titolo
Peoro di ganza, che è veramente il peggio che possa succedere a un uomo, perché se la ganza ti fa peoro non lo puoi dire a nessuno, è una cosa segreta. Ma com'è nato questo vino? È il luogo che ti fa peuro e senz'altro la Versilia, perché è adatto a questo atto, capito? Ecco. Vedi, questo comunque, è comunque, ne ha passate tante. Però vogliamo parlare di tutti i vini di Monte Carlo. Io ora ho accennato a questo perché mi è piaciuto il nome che gli ha messo. Sono, quante sono le aziende che fanno parte del consorzio dei vini DOC di Monte Carlo? Allora, i numeri sono questi: 20 aziende, circa 300 ettari su 1600 del territorio e una produzione attorno al milione di bottiglie. Quindi se voi pensate che il Prosecco produce 300 milioni di bottiglie, capite che Monte Carlo è veramente una bella chicca. Come andiamo con la ricetta, Giuseppe? A che punto siamo? Allora, guarda, abbiamo messo il baccalà nell'olio. Questo siamo sui 70 gradi che cucina lentamente il baccalà. Almeno così non facciamo una cottura forte. Con l'olio il baccalà non diventa troppo salato. Diciamo, troveremo poi un prodotto molto molto dolce ed equilibrato. Poi qui abbiamo fatto già la crema di mozzarella, che è mozzarella di bufala con un po' di panna. E ovviamente ci siamo già preparati prima la pappa al pomodoro, dove c'è un po' di pane di Altopascio che ci ha donato questa bellissima città, e poi c'è un po' di pomodoro San Marzano, cipolla rossa e basilico. E ovviamente poi viene fatta la classica ricetta come prevede. Bene, dall'altra parte andiamo a parlare di carnevale. Carnevale significa la festa dei ragazzi. La Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana da sempre ha tante iniziative per i giovani. E stiamo molto attenti a questo settore importantissimo per la Banca della Versilia. Abbiamo creato prodotti particolari dedicati ai nostri clienti più giovani e tutti gli anni ci impegniamo con un concorso destinato ai ragazzi più meritevoli, a quali assegniamo quasi 250 borse di studio per un totale di oltre 65.000 euro. Sono 20 anni che facciamo questa iniziativa e vediamo che i ragazzi si affezionano alla nostra banca e la scelgono poi per tutte le necessità che hanno nel proseguo della, sia professionale che familiare. Bene, bene. Luca, chi ci hai portato? Luca Poletti, presidente della CNA, e ci ha abituato bene perché ad ogni puntata dell'aperitivo del Carnevale di Viareggio ci porta dei grandi artigiani. Oggi a chi tocca? Oggi tocca al marmo, Ugo da Prato, che è un'impresa importante, un'eccellenza del settore lapidio della Versilia, e poi dire a lui cosa sta facendo. Abbiamo portato tutte eccellenze collegate un po' al mondo anche della cucina e delle attività gastronomiche. Ecco che cosa ci ha portato Ugo, raccontacelo. Io vi ho portato il marmo in cucina e il marmo, siamo a Viareggio, il marmo che viene messo su questi mega yacht. Il marmo da sempre è un materiale naturale e splendido, e ben si sposa per lo chef, per fare la pasta, per fare tutte quelle cose. E ho portato un mattarello di marmo per fare il pesto alla genovese e per pestare la carne. Il marmo da sempre con la cucina si sposa perfettamente. Oggi ci siamo evoluti come tecnologia e si può vedere un marmo che è leggerissimo perché ci sono 4-5 mm e basta, e questo ci permette di essere a bordo di yacht, di essere dentro degli ascensori e nei migliori negozi, nelle griffe. Faremo all'Expo un pavimento per una griffe molto importante, perché questa tecnologia ci permette oggi di montare il marmo con una semplicità incredibile. Bene, 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 Andrea Buscemi, ti ringrazio di essere qui all'aperitivo del Carnevale oggi di Viareggio. Oggi è una giornata di grandi arti. Sullo sfondo dietro di noi sta girando un film niente po' di meno che Paolo Virzì, va detto, no? L'abbiamo detto all'inizio. Cinema, cucina, che pure è un'arte, teatro, eccetera. Ti volevo ricordare che è una cosa molto importante, che grandi autori, grandi poeti hanno scritto delle ode bellissime nei confronti di alcuni
ingredienti fondamentali, per esempio la cipolla. Io l'ho tratto da questo libro, non so se te conosci questo libro, Alla scoperta del cibo, a cura di Fabrizio Della Aiuti, Sperling e Kupfer, prefazione di Beppe Bigazzi. Ma vagamente, sì. Sembra loro... che ti somigli questo. Sì, ma comunque all'interno c'è una cosa che conosco così di rinterzo. È un omologo, un omonimo. Allora, c'è un'ode alla cipolla molto bella di Pablo Neruda, che ci dice... Movimento c'è in questo momento di Paolo Virzì, ma noi siamo avanti col teatro. Cipolla, luminosa ampolla, petalo su petalo, si è formata la tua bellezza, squame di cristallo t'hanno accresciuta, e nel segreto della terra buia si è arrotondato il tuo ventre di rugiada. Generosa sciogli il tuo globo di freschezza della consumazione bruciante della pentola, e la balza di cristallo al calore acceso dell'olio ti trasforma in arricciata piuma d'oro. Stella di poveri, importante stella di poveri, fata madrina avvolta in delicata carta, esci dal suolo, eterna, intatta, pura come semenza d'astro, e quando ti taglia il coltello in cucina sgorga l'unica lacrima senza pena. Ci hai fatto piangere senza affliggerci, tutto quello che esiste ho celebrato, cipolla, ma per me tu sei più bella di un uccello dalle piume accecante. Ai miei occhi sei globo celeste, coppa di platino, danza immobile di anemone innevato, e vive la fragranza della terra nella la tua natura cristallina. Pablo Neruda. Grande, grande Andrea Buscemi. Grande, grande. E io dall'altra parte, perché sono tanti gli ospiti, quasi mi perdo, abbiamo Gianfranco Antonioli, abbiamo detto in duplice veste, con credito, questo studio che mette insieme le aziende piccole e medie con le banche, ma l'ARNO, che è l'Associazione per Ricerca Neurologica, che ha tante attività che riguardano la divulgazione e la ricerca. C'è in ballo anche un'importante iniziativa per l'8 per 1000, come? Sì, il 5 per 1000. 5, scusa. Un gesto che ai contribuenti non costa niente e che a noi ci consente di pagare delle borse di studio per dei giovani medici che fanno i ricercatori sotto la guida del direttore scientifico, il professor Bonuccelli, cattedratico a Pisa. Quindi anche da parte sua mi rivolgo tramite questo microfono e questa televisione anche accanto a Re Carnevale, che ci io sono un ospita, che è un nostro contribuente. Invito chi può, dico, a dare il 5 per 1000 per la ricerca scientifica. È un gesto che può essere utile, perché stanno lavorando l'equipe degli scienziati a una scoperta che sarebbe veramente eccezionale. Si parla, tra non molto, di poter disporre addirittura forse del vaccino contro l'Alzheimer, che è un flagello che riguarda non solo la Toscana, non solo l'Italia, ma tutto il mondo. Tutto il mondo, ok, no, dicevo una cosa, Enrico, sì. Che te insomma un pochino ti perdi le cose, si incomincia sì, no, così l'Alzheimer, no, ti scordi io. Le chiavi. Allora io. No, perché l'Alzheimer inizia così. No, ma no, te lo spiego io quali sono i sintomi. Quali sono? I sintomi dell'Alzheimer sono tre. Il primo è la dimenticanza. Allora, sono tre. Il primo è la dimenticanza. E te ti dimentichi tutto. E quella T2 me li ricordo più. Grande, grande Enrico Petri. Allora, la ricetta. Quindi possiamo completare? Possiamo quasi completarla. Sì, completiamo la ricetta. Completiamola. Aggiungiamo queste fave di cacao sul pomodoro, che c'ha un ottimo contrasto. Ecco, perché le fave di cacao col pomodoro? C'è questo contrasto dolce-amaro, diciamo, ho visto il pomodoro un pochettino dolcino, con la fava di cacao con un pochettino amarognola, è un ottimo contrasto a livello di salinazione. Poi abbiamo questa mozzarella di bufala, è una crema di mozzarella, che è panna e mozzarella, che diventa una crema, mettiamo così, proprio molto, con molta semplicità. Poi abbiamo un po' di salsa al basilico, questo è un pesto, diciamo, mettiamo giusto qualche gocciolina nel piatto, giusto per dare un po' di colore, anche un po' di profumo, è anche un ottimo connubio con il resto degli ingredienti. E poi arriva il nostro baccalà. Questo baccalà, come lo vedi, è bello candito, perché diciamo è una cottura molto, molto lenta,
è bello lucido. Adesso si usa molto questa cottura nell'olio a bassa temperatura, come mai? Allora, diciamo, io amo solo il baccalà, perché ovviamente rispecchia molto questo bellissimo pezzo di carne, carne bianca, un merluzzo, diciamo, e secondo me cotto nell'olio lo rende padrone. Poi andiamo così, questo è il piatto. Ma guardate che meraviglia, applauso al nostro chef Giuseppe Mancino del ristorante Il Piccolo Principe. No, 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 è in fondo, adesso, adesso va fatto vedere, poi va fatto vedere, maestro, maestro, lasciamolo qua. Lei che ne pensa, sindaco, di questa valorizzazione del pane di Altopascio? L'altra settimana Romano ci ha fatto il dolce, adesso con la pappa al pomodoro è diventato sublime. No, intanto pensavo che Andrea Buscemi subito se l'è accaparrato, no? Invece il primo, essendo la base anche il pane ovviamente, perché c'è la pappa al pomodoro, il primo che bisogna che assaggi devo essere io, questo il tester, poi il dottore. Buono, allora prima mettiamoci qua e subito dopo viene il dottore, subito dopo, perciò dico questo è l'ordine. Sindaco, il vino, scusi, il vino venga qua, che vino ci abbiniamo qui? È in dubbio il Monte Carlo Bianco, assolutamente, l'abbinamento proprio suo, da sempre, Da sempre, da sempre, quindi Monte Carlo. Vedo che ci hai portato anche un quadro, che quadro è? È il quadro del maestro Pasquinelli, il pittore delle vigne, che è stato consacrato quest'anno dall'Associazione Italiana Sommelier, che lo ha, insomma, ha fatto un bel servizio sulla loro rivista, perché è molto attento ai colori, le luci, tutto quanto accade nelle vigne, e fa queste pitture straordinarie. Scusa Fabrizio, ma perché siccome con questo Gino Carmignani, no? Discorsi sul vino tanti, no? Ma fino ad oggi una bottiglia di vino non l'abbiamo ancora aperta. Però l'ha portata, una bottiglia non l'abbiamo ancora aperta. Se continua così il sindaco, consegnerò la dichiarazione di guerra al Marginone frazione di Altopascio. Ecco, allora... si scherza qui in questo clima di carnevale con dei prodotti eccezionali, la banca sempre vicina al territorio, questa banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana. Viviamo sul territorio, siamo cresciuti sul territorio e soltanto una simbiosi con questo che sentiamo la nostra casa possiamo andare avanti. Dunque siamo vicinissimi al territorio, come società cooperativa investiamo tutto quello che è l'utile della banca in azioni di beneficenza, di supporto ai giovani, alle associazioni sportive. Dunque il legame con il territorio della Banca della Versilia è sempre stato forte e sempre di più lo sarà anche per il futuro. Ecco, amici che ci ascoltate anche qui sulla piazza, numerosi, dove si sta girando un film, c'è veramente di tutto oggi, vi ricordo che al termine dell'aperitivo del Carnevale di Viareggio si potranno degustare che cosa? Oggi faremo degustare dei taralli senza glutine, dei grissini rustici sempre senza glutine, ci metteremo lì sotto al palco e chi vorrà sarà il benvenuto per questa degustazione. Bene, allora noi siamo in chiusura di questa bellissima e ricca puntata. Andrea Buscemi voleva dirci una cosa. Io ho recitato gratuitamente la poesia, mi sembra ingiusto che il sindaco Marchetti voglia avere la Ius Primae Noctis, lui vorrebbe, no? E io, siccome sono un cliente abituale dei Principi di Piemonte, credo che Giuseppe abbia più piacere che sia io il primo. Allora tra i due litiganti Fabrizio, allora interviene Re Carnevale. Oh, siccome stanno litigando Dupeuri, no? Va bene, incenso affettuoso e buono. Fra i due litiganti il terzo gode. Ma vai, mangio io. La mangia Re Carnevale. No, ma Re Carnevale la mangia assieme. Bene, allora io... È bellina la battuta fra i due litiganti. Allora io ringrazio tutti i miei ospiti. L'aperitivo del Carnevale di Viareggio si chiude qui. Vorrei proprio un telegramma, pensatelo, un telegramma di chiusura. Ugo da Prato. Benissimo Marmo, benissimo Cucina. Abbiamo insieme a te dimostrato le nostre eccellenze in un quadro molto bello come quello del Carnevale. Telegramma. Viva il Carnevale, viva il teatro, Fabrizio. Telegramma del Re Carnevale, lo dice in fondo. Telegramma. Telegramma per il Carnevale? No, quello che ti pare. Quello che ti pare, siamo uno dei luoghi più belli al mondo. Telegramma. Sì, il più bel carnevale del mondo, indubbiamente, da tanti anni che viene fatto a Viareggio e dovrà continuare nonostante la crisi. Perciò, forza Viareggio.
Movimento! Viva il carnevale e viva l'aperitivo del carnevale. Bravo! Grazie. Un gran piacere aver portato il senza glutine all'aperitivo del carnevale, speriamo di esserci anche il prossimo anno. È domenica, è carnevale, divertitevi. La crisi è finita! Viva il carnevale, aiutate la ricerca. Grazie. La crisi è finita, è molto bella. L'ultima battuta di buoni. No, ma questi io sindaco democristiano. I sindaci mangiano, ce l'hanno nel DNA di mangiare, ecco. I sindaci. Allora il telegramma è questo: il sindaco ha mangiato. No, non devi ancora mangiare? Guardate Gino. Allora Gino, il sindaco mangia. Spengete tutto, perché qui non si sa dove andiamo a parare. Si chiude così la seconda edizione dell'aperitivo del Carnevale di Viareggio. Ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto: la Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana, la CNA di Lucca, la Cittadella della Pesca, e poi vogliamo ringraziare, me ne sono dimenticato uno, l'Alto Pascio, le Città del Pane. È veramente tutto. Ciao!